accessi ancora superiori alla media nei pronto soccorso, anche se il numero dei pazienti è in lieve calo rispetto ai picchi dei giorni scorsi, con 200 persone nel reparto di emergenza del Sant'Anna. Super affollati intanto anche gli ambulatori dei medici di medicina generale. Fate riferimento al vostro medico e non andate al pronto soccorso se non è davvero necessario, esorta il presidente dell'Ordine dei Medici Gianluigi Spata. A creare problemi da giorni ormai sono polmoniti, malattie respiratorie e forme gastrointestinali. L'influenza vera e propria non si è ancora diffusa, conferma Spata. Nonostante questo però, gli ambulatori sono affollati e lo stesso vale per il pronto soccorso. In questo periodo hanno problemi soprattutto pazienti fragili e anziani con patologie croniche, alle prese con forme virali, soprattutto delle vie respiratorie. L'invito del presidente dell'ordine è di fare sempre riferimento al proprio medico. Il medico di base o il pediatra di libera scelta devono sempre essere il punto di riferimento, dice Gianluigi Spata. È bene evitare di rivolgersi agli ospedali per problemi che possono invece essere gestiti con il curante. Gli ospedali intanto si preparano a fronteggiare l'eventuale picco dell'influenza. Gli ospedali sono già pieni senza che si sia diffuso il virus stagionale e ovviamente questo ci preoccupa un po', perché è possibile con l'influenza un ulteriore aumento dei pazienti al pronto soccorso, conclude Spata.